dov'è il tuo fratello? La voce del suo sangue grida fino a me, dice Dio. Questa non è una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di noi. Quei nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da situazioni difficili per trovare un po' di serenità e di pace. Cercavano un posto migliore per sé e per le loro famiglie, ma hanno trovato la morte. Quante volte coloro che cercano questo non trovano comprensione, non trovano accoglienza, non trovano solidarietà e le loro voci salgano fino a Dio. Chi di noi ha pianto per questo fatto e per fatti come questo? Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca, per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Era l'8 luglio del 2013, esattamente 9 anni fa, il primo viaggio del pontificato di Papa Francesco. Il Papa scelse Lampedusa per parlare di quella globalizzazione dell'indifferenza. Ne parliamo con Padre Federico Lombardi. Ben trovato, Padre. Ben trovati voi. Presidente della Fondazione Ratzinger, per tanto tempo, tanti anni, direttore della Sala Stampa Vaticana. 9 anni da quel giorno, il primo viaggio. Lei che era, insomma, stretto collaboratore di Papa Francesco, che cosa c'era nella mente di Papa Francesco in quei giorni prima di andare? Non fu invitato dai vescovi della Sicilia, scelse di andare. Sì, se non sbaglio, pochi giorni prima il parroco di Lampedusa era venuto all'udienza generale e, salutando il Papa, lo aveva invitato ad andare a Lampedusa parlandogli molto brevemente di quello che stava succedendo e che del resto noi sapevamo perché era un po' su tutti i giornali a quel tempo. E il Papa decise immediatamente di andare e il viaggio fu organizzato nel giro di pochissimi giorni. Era questo tempo, diciamo, i primi mesi in cui Francesco ci colpiva. Adesso ci siamo un po' abituati alle sue decisioni, alla sua capacità di risposta ai problemi del giorno. Ma allora era un'esperienza anche nuova per noi. Ricordo in quei primi mesi aveva fatto la visita al carcere minorile il giorno del Giovedì Santo. Certo. Ricordo una mattina mi aveva telefonato dicendo: guarda, oggi ricevo degli ambasciatori, era un po' una delle prime udienze in cui riceveva dei nuovi ambasciatori, farò un discorso molto forte proprio sui temi della giustizia, della solidarietà, cerca di dargli un eco. E poi venne appunto la decisione, che era inaspettata, di questo viaggio come primo viaggio, perché tutti sapevano che doveva andare per la giornata mondiale della gioventù in Brasile poco tempo dopo, e quello era il grande viaggio atteso. Ma lui giocò d'anticipo e fece il suo primo viaggio a Lampedusa e quindi mise veramente in rilievo, anche se già dai suoi discorsi lo capivamo, questo bisogno di solidarietà, di attenzione ai poveri, di attenzione ai migranti, di attenzione alle persone marginali. Quel viaggio di fatto è stato il manifesto di un magistero che poi abbiamo imparato a conoscere negli anni. Esattamente, ebbe un impatto straordinario quel viaggio, è ricordato giustamente come il primo e fu annunciato veramente pochissimi giorni dopo lo strettissimo necessario per la organizzazione. Erano pochi giorni, credo che fu organizzato tutto nel giro di una settimana da quando lui decise. Dov'è tuo fratello? Dice. Ecco, grandi domande in quel discorso di cui avete giustamente riportato delle frasi fondamentali. Cominciava dicendo: Adamo, dove sei? Erano delle grandi domande. Adamo, dove sei? Dov'è l'umanità? Dove sei tu? Dove sei tu uomo in queste situazioni? E poi continuava con la domanda a Caino: dov'è tuo fratello? Che era un po' il centro del discorso. E poi la terza domanda che avete pure ricordato: chi ha pianto? Esatto. Chi piange
di fronte a queste tragedie. Credo che la commozione sia un tratto fondamentale per poi provare a rimediare ad una situazione, perché è facile emozionarsi davanti a quelle immagini, però dopo l'emozione, se non scatta poi una decisione di operare, di fare certamente qualcosa, non cambia niente. E lì la cosa bella, importante di Lampedusa è che Lampedusa era stata ed era in quel tempo un modello di accoglienza da parte della popolazione. La gente di Lampedusa era stata estremamente solidale e pronta nell'accogliere questa ondata inaspettata dei migranti che arrivavano dal mare in condizioni drammatiche. E quindi ci fu una partecipazione da parte di tutta la gente, oltre che dei migranti che naturalmente erano lì, molto, molto viva, molto intensa, e il Papa poté indicare come modello di accoglienza, e quello che era il messaggio che lui voleva dare anche non solo all'Italia ma all'Europa e al mondo, e fu capito benissimo, e la gente era anche protagonista, la gente locale era anche protagonista dell'accoglienza. Quindi c'erano i migranti, ma c'erano anche coloro che spontaneamente si facevano solidali. Dov'è tuo fratello? La gente di Lampedusa accoglieva i fratelli che arrivavano dal mare con molto cuore. Ho incontrato poco tempo fa il Cardinale Montenegro, che ricorda quei momenti, arcivescovo di Agrigento, in cui raccontava della pastorale del termos degli abitanti di Lampedusa, che lasciavano fuori dalla porta questo termos per chi passava. Esattamente, perché noi molte volte abbiamo dovuto dare il messaggio, il Papa l'ha dato, della non accoglienza, certo, no? Del rifiuto, dell'indifferenza e così via. Invece il viaggio di Lampedusa era anche in un clima di vera accoglienza da parte della gente del luogo. Questo la Chiesa è cambiata in questi 9 anni rispetto a questo tema, la società forse un po' meno. Anche oggi la notizia, oltre 2000 migranti nell'hotspot di Lampedusa, c'è un'organizzazione diciamo civile che ancora forse non è... Naturalmente i giudizi sono sempre difficili da dare, perché tu hai contemporaneamente esempi di terribile indifferenza o di rifiuto o di egoismo e di chiusura, e invece anche atteggiamenti di grande solidarietà e di grande accoglienza, come vediamo adesso anche nella situazione della guerra e dei rifugiati da parte dell'Ucraina. Ecco, c'è chi si chiude, ma c'è anche chi è veramente disposto ad accogliere in tante parti d'Europa, per fortuna. Ecco, quindi bisogna saper vedere anche il bene. Ma la domanda del Papa, dov'è tuo fratello, è veramente un punto di riferimento per l'esame di coscienza. Un magistrato di Papa Francesco che poi negli anni, dopo qualche anno addirittura, ha istituito una sezione migranti e rifugiati all'interno del Dicastero per la promozione dello sviluppo umano integrale, dove direttamente è lui che presiede questa sezione. Quanto c'è ancora da fare e quanto della sua storia di Papa Francesco c'è in questo approccio, in questa commozione che poi in qualche modo si manifesta anche in fatti concreti? Ma diciamo, l'attenzione della Chiesa ai problemi dei migranti e dei rifugiati non è nata con Papa Francesco. Tu ricordi giustamente la sezione che lui stesso adesso vuole avere un po' sotto la sua diretta protezione, ecco. Però esisteva già un dicastero intero sui migranti e rifugiati. Quindi diciamo, la tradizione di consapevolezza dell'accoglienza c'è. Però Francesco è riuscito certamente a farcela vivere con molta intensità, e ce l'ha ricordato continuamente, e ha saputo appunto trovare dei gesti, delle forme per toccarci al cuore. Ecco, il viaggio di Lampedusa è esattamente stato quello, cioè ci ha fatto capire con la sua presenza e con la sua partecipazione che tutti eravamo coinvolti personalmente e non solo diciamo teoricamente o attraverso delle organizzazioni o altre cose, ma eravamo noi che dovevamo porci la domanda e vedere come rispondere alla questione. Dal primo viaggio di Papa Francesco, quello a Lampedusa, al prossimo imminente, dal 24 al 30 luglio in Canada, Padre Federico ha scritto per Civiltà Cattolica un articolo proprio perché il Papa in Canada, i popoli indigeni e le scuole residenziali. Allora proviamo a capire magari questo primo passaggio. Perché il Papa ha sentito il bisogno di programmare un viaggio in Canada?
Ma sì, il Papa spesso risponde a delle domande e a delle situazioni in cui pensa di poter contribuire per la pace, per la riconciliazione del paese. Pensiamo anche al viaggio che voleva fare in Sudan, certo, e che purtroppo non si è ancora potuto realizzare. Chissà, ecco, è certamente un grande impegno di pace. Io ricordo quando andò nella Repubblica Centroafricana con le grandi tensioni che c'erano, era un contributo formidabile per tentare di pacificare il paese. Allora, in Canada c'è, diciamo, tutta una situazione oramai da molti anni in cui, diciamo, la situazione dei popoli autoctoni, dei popoli indigeni, viene alla luce con, diciamo, tutte le ferite di una lunga storia in cui, diciamo, il valore delle culture indigene, della storia dei popoli indigeni, eccetera, non era stato riconosciuto, non era stato capito. È tutto il tema antico anche della colonizzazione, se vogliamo, da parte dei popoli europei di altri paesi. Nella storia del Canada certamente questo c'è ed è stato estremamente importante nel corso dei secoli passati, ma fino a molto recentemente i popoli indigeni non si sono stati riconosciuti nel valore della loro cultura e c'è stata proprio anche una politica per lunghissimo tempo, un po' la politica, diciamo così, delle riserve e la politica delle scuole residenziali per formare i ragazzi, i bambini di questi popoli in una cultura che era loro estranea. Quindi uno sradicamento dell'identità. C'è un grande problema, diciamo anche storico, del rapporto tra i popoli indigeni e la società canadese che è venuto alla luce molto fortemente, in particolare negli ultimi decenni. E alla Chiesa neanche coinvolta, perché, diciamo, scuole per questi ragazzi erano affidate per la gestione a molti ordini religiosi, tra cui anche tanti, allora, ordini cattolici. Il Papa è coinvolto nel aiutare il superamento, diciamo, di questa memoria di sofferenza e la riconciliazione all'interno della società. E su questi temi c'è proprio la scheda preparata dal nostro Francesco Esposito. Vediamo e poi la commentiamo. Al cuore del viaggio apostolico che vedrà Papa Francesco in Canada dal 24 al 30 luglio prossimo, ci sarà l'incontro con le comunità delle prime nazioni del paese, gli indigeni canadesi Métis e Inuit. Popolazioni travolte dalla tragedia dell'assimilazione forzata, avviata dal governo del Canada nel 1831 e terminata soltanto nel 1996. 150.000 bambini, un sesto dei giovani nativi, vengono strappati alle famiglie e inseriti in 139 scuole residenziali affidate alle confessioni cristiane, anglicani, protestanti, presbiteriani, ma per il 70% cattolici. In queste strutture i piccoli vengono vestiti all'occidentale, ricevono un nuovo nome, devono tagliarsi i capelli e non possono parlare la propria lingua. Il progetto del governo si rivela un vero e proprio genocidio culturale, accompagnato spesso da violenze non solo psicologiche e abusi. Si parla di almeno 5.000 bambini morti per malattie, malnutrizione, maltrattamenti o suicidio, ma qualcuno ipotizza che siano oltre 15.000. Difficile avere cifre attendibili perché gli scomparsi finiscono in sepolture anonime, anche a causa del rifiuto dello Stato di finanziare il trasporto delle vittime alle famiglie di provenienza. È una ferita aperta che sanguina ancora per le popolazioni indigene, nonostante i passi avanti fatti dalla Chiesa e dal governo canadese, che hanno riconosciuto gli orrori del passato. Francesco ha incontrato a Roma le delegazioni di Inuit e Métis. Il desiderio è che il viaggio in Canada segni un momento di condivisione del loro dolore e sostenga un cammino di verità, giustizia, guarigione e riconciliazione. Padre Federico, guarigione e riconciliazione, il Papa che va, incontra, ha già ospitato queste popolazioni, i rappresentanti di queste popolazioni autoctone in Vaticano. Qual è lo spirito di un pontefice che va probabilmente a testa bassa a chiedere scusa anche
di fatti che di fatto sono lontani nel tempo. Ma diciamo che questo è un aspetto di un cammino che è anche molto ampio da parte della Chiesa del nostro tempo. Io ricordo quante volte Giovanni Paolo II chiedeva perdono per colpe o mancanze della Chiesa del passato. Certo. Lo ha fatto tantissime volte su tanti argomenti e in tanti luoghi differenti. Adesso, diciamo, negli ultimi decenni, le questioni che hanno a che fare un po' con gli abusi sessuali, da una parte, che sono sempre un tema di grande attualità e su cui c'è da lavorare molto in profondità, ma anche tutta la questione, per esempio, del rispetto per la dignità delle persone e in particolare dei popoli indigeni. Pensiamo anche al Sinodo dell'Amazzonia, l'importanza che ha dato alla questione dei popoli indigeni, al riconoscimento del valore delle loro culture, al fatto che siano protagonisti della loro vita, del loro sviluppo, di tutti i loro problemi. È importantissimo. Certo. Ecco, quindi questo tema del rapporto con i popoli indigeni e aiutare anche le società dei diversi paesi a rendersene conto e a prendere, diciamo, degli atteggiamenti positivi e a far sì che la Chiesa abbia un ruolo positivo, veramente cordiale, e che aiuti questa riconciliazione e questa crescita dei popoli indigeni è uno dei punti abbastanza caratteristici, diciamo, del pontificato di Francesco, e questo si applica anche alla grande questione del Canada. E allora ci colleghiamo con il Canada, ci colleghiamo con Montreal, con padre Pierangelo Paternieri. Ben trovato, padre Pierangelo, missionario scalabrignano, direttore dell'Ufficio delle Comunità Culturali e Rituali della Diocesi di Montreal e anche vicario episcopale. Ben trovato, padre Pierangelo. Allora, questo viaggio del Papa, abbiamo capito che al centro ci saranno anche questi incontri con le popolazioni autoctone, ma che cosa state vivendo adesso in Canada? Da quale chiesa, quale società troverà Papa Francesco al suo arrivo? Ecco, prima di tutto penso veramente che la venuta del Papa sia per il Canada un evento veramente importante e unico. Unico perché questo suo viaggio permette a tutti di cominciare un processo di riavvicinamento, di perdono in modo particolare verso le comunità autoctone, no? Comunità che nel passato hanno subito un'azione colonizzatrice e che le ha tolto, diciamo, la loro cultura, ha tolto la loro identità. Il Papa poi parla anche dell'importanza dell'incontro delle culture. Questo con le comunità autoctone non è sempre stato fatto, sia come governo e come Chiesa. Una chiesa anche qui, diciamo, canadese, molto in particolar modo, Toronto, lì, no? Una chiesa che diventa sempre più migrante, sempre di più, okay. Capace di fare un percorso, che dovrà fare un percorso, ecco, dei passi dal multiculturalismo all'interculturale, cioè interculturale dove si crea un dialogo, un incontro, una comunione, un arricchimento reciproco, anche e soprattutto con le comunità degli autoctoni, nel rispetto della cultura di ciascuno. Cioè, è una chiesa che veramente è in cambiamento, è in cammino, no? La chiesa sinodale, in cammino, deve camminare con gli altri, non può rinchiudersi in se stessa. Qui, diciamo, la diocesi anche di Montreal ha proposto a tutte le parrocchie varie possibilità per partecipare a questa visita del Papa nella parte finale del suo viaggio, quando sarà qui a Quebec, specialmente quando verrà al santuario di Sant'Anna. Ecco, so che nel santuario possono andare solo certe persone scelte, diciamo. Poi metteranno degli schermi giganti anche all'esterno, però il 60% dei biglietti sono per gli autoctoni, poi il resto per gli altri. Però nelle plenità Abraham metteranno anche degli schermi giganti per poter seguire. Quindi c'è un grande, padre Pio, un grande,
grande fermento, diciamo così, padre Federico, è una popolazione che attende l'arrivo del Papa, c'è sempre poi anche una ricaduta pastorale. Io mi ricordo alle GMG, quello che poi accadeva prima e dopo era sempre qualcosa di inaspettato. Certamente. Qui c'è una premessa molto positiva già, perché nella visita che le delegazioni dei popoli autoctoni hanno già compiuto in Vaticano incontrando Papa Francesco, si sono sentite molto capite, molto incoraggiate, e quindi diciamo è come un dialogo che va avanti. Continua, anche la conferenza episcopale accompagna molto questo dialogo e si è impegnata a invitare il Papa insieme agli autoctoni per recarsi in Canada, perché il fatto di fare sul posto, diciamo, anche l'impegno dell'incontro e della riconciliazione per loro è estremamente importante. Nel documento in cui, diciamo, la Commissione per la Verità e la Riconciliazione ha chiesto al Papa di dire l'impegno della Chiesa, da una parte di chiedere perdono, dall'altra di aiutare per il futuro, ha insistito che lo venga a fare qui in Canada, sul posto, perché questo è estremamente significativo del riconoscimento dell'importanza del legame con la terra anche di questi popoli. Certo. Sono convinto che questo sarà capito perfettamente e quindi darà luogo anche ad un incoraggiamento per i popoli interessati e per tutta la società canadese nel suo insieme. Anche perché, padre Pierangelo, la Chiesa canadese, la Chiesa di Montreal è impegnata quotidianamente nell'accoglienza di migranti, rifugiati, sì. E quindi è una Chiesa pronta ad allargare le braccia. Un minuto. Sì, dunque, qui il mio ufficio si occupa proprio di questo, no? Sponsorizzazione, un programma di sponsorizzazione per rifugiati. Abbiamo due case anche qui, dove la via la canonica, qui abbiamo i richiedenti, che accogliamo i richiedenti di asilo, okay. Lavoriamo con i lavoratori stagionali, avremo una messa di momento prossimo anche per questo incontro, non solo la messa ma dopo un incontro sociale con questi lavoratori stagionali. È veramente essere presenti a tutte queste persone che vengono da noi, certo. Questi migrati, questi rifugiati, questi richiedenti d'asilo. Il Papa diceva: dov'è tuo fratello? Eccolo qui, mio fratello è qui davanti, io lo voglio accogliere, lo voglio abbracciare. Perfetto. Voglio fare sì che si senta a casa sua. Padre Pierangelo, grazie mille, abbiamo aperto e chiuso con questa domanda: dov'è tuo fratello? È la domanda che ci portiamo via anche noi da questa puntata del Diario di Papa Francesco. Grazie padre Federico Lombardi per essere stato con noi, guida in questa puntata, buona estate. Noi da lunedì ritorneremo sempre alle 17.30 con Gennaro Ferrara per ripercorrere le udienze di Papa Francesco di questo anno, e poi l'appuntamento che vi diamo è quello appunto del viaggio di Papa Francesco in Canada, con le nostre dirette a seguire tutto il viaggio a partire dal 25 luglio. Grazie per essere stati con noi, buona serata, il Diario di Papa Francesco torna appunto lunedì alle 17.30. Grazie.